Nel video di oggi continuiamo ad affrontare le macro differenze tra quello che è il feng shui tradizionale e quello che è il feng shui moderno, popolare, cosiddetto della scuola tantrica dei berretti neri, quindi quello che è stato creato nel XX secolo da un maestro taiwanese negli Stati Uniti. Qual è una delle macro differenze? Una delle macro differenze già anticipate in altri video è la differente analisi che viene fatta nella relazione tra l'edificio e il territorio. Infatti, nella scuola tantrica dei berretti neri, molto spesso a livello di territorio vengono analizzati esclusivamente le conformazioni e le proporzioni tra quelli che sono i cosiddetti quattro animali celesti, quindi tartaruga nera, fenice rossa, tigre bianca e drago verde. Durante questa analisi, chi fa riferimento al feng shui moderno va solamente a controllare che le proporzioni, la presenza di determinati elementi nell'una o nell'altra direzione relativa rispetto alla casa sia favorevole a quelle che sono le indicazioni tradizionali. E cosa dicono le indicazioni tradizionali? Che la tartaruga nera deve essere leggermente più alta, deve dare un senso anche di contenimento, se possibile, e comunque che sia sempre abbastanza distante e non a ridosso dalla casa per non dare un senso proprio di spinta in avanti. Al contrario, la fenice rossa, quindi l'affaccio, la parte frontale all'affaccio, dovrebbe essere sempre molto più ampia, deve dare profondità di campo, deve dare una profondità di visione, soprattutto per riuscire ad avere un senso di proiezione verso il futuro. Ed infine il drago verde e la tigre bianca devono essere sempre in una relazione leggermente sbilanciata, quindi non al 50 e 50, ma con il drago verde un po' più alto, regolare e maestoso e una tigre bianca meno imponente e con più senso di movimento. Queste sono ovviamente le indicazioni tradizionali che riusciamo a trovare in tantissimi libri. Ma il feng shui originario come analizzava queste cose? E perché per il feng shui tradizionale sono così importanti le forme nel paesaggio? Partiamo innanzitutto col ricordare la questione degli stimoli visivi. Noi siamo una specie che nei nostri 300.000 anni di evoluzione ha sempre fatto molto affidamento alla vista. Per tale ragione, gran parte dei nostri stimoli percettivi, soprattutto in età adulta, e quando siamo bambini, i neonati invece utilizzano in un modo molto più completo i sensi organici. Ma in età adulta tendiamo sempre a fare più affidamento sui nostri occhi. Per questa ragione, il feng shui tradizionale già aveva definito come esistono due tipi di stimoli spaziali, che uno è il colore e l'altro è la forma. Cosa vuol dire questa questione? Vuol dire che quando noi vediamo un colore, il colore viene considerato un impulso, uno stimolo di tipo yang, perché il nostro cervello, come ho detto nel video della scorsa settimana, reagisce istintivamente al colore. Quindi ogni colore che poi possiamo definire secondo i principi del Wuxing, quindi del ciclo naturale delle cose, ha una determinata caratteristica riconoscibile e crea determinati effetti più o meno universali su quello che è il nostro organismo. Al contrario, la forma deve essere interpretata da noi. Noi inconsciamente, fin dall'infanzia, per come siamo stati educati, quando vediamo un oggetto, quando vediamo una forma, quando vediamo una struttura, cerchiamo di capire a cosa tale forma, tale struttura serva. Ed è il cosiddetto principio dell'affordance, ovvero della valutazione di a che cosa serve un oggetto, una forma, qualsiasi cosa. Per tale ragione, nel feng shui tradizionale, ancora prima di sviluppare il concetto dell'affordance, ancora prima di conoscere come funziona realmente la trasmissione di informazioni al cervello e l'elaborazione del pensiero logico, cosa aveva definito? Che le forme invece sono yin, poiché effettivamente l'informazione che ci giunge da una forma, a differenza di un'informazione che ci giunge da un colore, ci mette più tempo ad essere elaborata dal nostro cervello, ma di fatto gli effetti che tale forma può avere, perché le forme, come i colori, possono essere analizzate sempre secondo il ciclo naturale delle cose, l'effetto delle forme
tenderà a creare degli esiti sulla nostra psiche, sul nostro equilibrio psicofisico in generale, molto più duraturi. Per questa ragione è assolutamente impensabile ignorare cosa abbiamo intorno a casa, che forme troviamo intorno alla nostra abitazione durante un'analisi. Ed è questa la ragione per cui quando si fa un'analisi di Feng Shui si valuta prima il territorio. Infatti non è raro, anzi è consigliato, che quando un consulente va a fare l'analisi, arriva in anticipo rispetto all'appuntamento proprio per sondare la zona, per fare una valutazione di che cosa si trova all'intorno della casa, di qual è l'informazione energetica e spaziale presente e quindi come questo territorio vada ad influenzare l'edificio da prendere in considerazione. Noi possiamo classificare, come ci insegna Lu Jing, le forme in cinque differenti macrocategorie, che sono le categorie collegate alle direzioni spaziali, alle fasi, a Lu Jing proprio, alle fasi dell'energia. Avremo quindi forme di tipo fuoco. Quali sono le forme di tipo fuoco? Principalmente quelle triangolari. La piramide a livello antropico è proprio l'archetipo della forma architettonica di tipo fuoco, però anche comunque tetti a punta, come possiamo trovare soprattutto nei paesi del nord, o altri edifici con questa forma ci trasmetteranno un'informazione di tipo fuoco. Poi il più comune a livello architettonico, ma a volte un po' meno comune a livello paesaggistico, è la forma della terra. La forma della terra sono tutte le forme più larghe che alte, quindi forme lunghe, forme tendenzialmente pianeggianti, parallelepipedi, cubi e quant'altro. Quindi possiamo ovviamente immaginare che palazzoni, inurbamenti e tantissimi altri tipi di edifici porteranno questo tipo di informazione. A livello paesaggistico si tende a dividere il tipo di informazione terra soprattutto legata a quelle che sono quelle le montagne, perché noi sappiamo bene come la montagna riesca a trasmetterci un'informazione terra a meno che non si tratti di montagne piene di picche, di punte spigolose. Dopo le forme di tipo terra, troviamo le forme di tipo metallo. Le forme di tipo metallo sono nuovamente molto più comuni nell'architettura antropica, in quanto metallo andremo a distinguere però un po' un metallo yin più tagliente, acuto, spigoli vivi, forme tipo lame, forme tipo punte, e che ricordano insomma i denti, il predatore, perché noi che siamo degli animali molto affini a una fase energetica di tipo legno, proprio sentiamo come predatore quella che viene definita l'energia di controllo, l'energia power, ovvero il metallo. Quindi da un lato avremo un metallo yin, molto collegato a quest'idea di aggressività, che è tipico dell'architettura moderna fatta di specchi, forme molto acuminate, e taglienti, spicchi e quant'altro, e delle forme più legate al metallo yang che noi ritroviamo soprattutto nell'architettura italiana, nelle cupole, quindi in tutti quegli edifici di forma semicircolare, semisferica e comunque di forma, le forme circolari che possiamo trovare in finestre, in altri elementi architettonici che ci trasmetteranno molto questa informazione, quando invece a livello paesaggistico è più facile trovare magari un metallo yin, soprattutto se viviamo in zone di alta montagna, quindi vediamo proprio i picchi, le crode, tutte queste forme un po' irregolari, un po' pungenti che possono ricordare proprio delle zanne, degli artigli, e delle forme più metallo yang, più rare da trovare a livello di elemento naturalistico, ma ad esempio anche in colline, come delle colline vulcaniche, però molto erose, che quindi prendono questa forma un po' a budino, possiamo dire a budino semisferico, che possono trasmetterci un po' quel tipo di informazione. Invece le forme di tipo acqua sono quelle più facilmente riconoscibili in natura, un po' meno in quella che è l'architettura, se non in certi tipi di installazioni in architetture moderne che tendono a utilizzare delle forme molto fluide, come ad esempio la moderna architettura parametrica, che trasmetterà quel tipo di informazione sulle persone.
Mentre in natura le forme acqua sono tra le più comuni e se ci pensiamo ha senso perché l'acqua è ciò che genera il legno e il legno è la natura stessa, è l'archetipo della natura stessa e quindi è ovvio che sia un'informazione che è molto collegata una con l'altra. Quindi a livello naturale troveremo i fiumi, troveremo continue colline che creano proprio questo andamento, pensiamo ai paesaggi delle Marche o della Toscana che ci ricordano proprio delle enormi onde verdi e quindi ci trasmetteranno quel tipo di informazione. Ed infine ovviamente il legno, che in realtà è una delle informazioni più comuni che troviamo. Perché ragione? Perché da un lato in natura abbiamo tantissime forme legno, quindi tutti, cioè già gli alberi, ma anche agglomerati, forme che vanno lunghe, magari a livello di conformazione montuosa è un po' più difficile trovare le forme legno nei nostri territori perché difficilmente abbiamo pinnacoli di roccia, mentre in altri territori sono molto presenti. Invece nelle nostre città le forme legno le troviamo in tutti quegli edifici che hanno un andamento molto verticale, ad esempio i grattacieli. Non a caso, più una città è una città competitiva, votata al commercio, al consumo e quant'altro, più queste forme legno, questi grattacieli si moltiplicano perché proprio il legno Yang è l'archetipo della competitività, della voglia di cambiamento, della voglia di sostituirsi a ciò che è vecchio per inserire qualcosa di nuovo. Quindi è impossibile pensare di fare un'analisi completa di un'abitazione evitando di analizzare come delle forme molto presenti su un determinato territorio e che si possono vedere dalla casa. Non facciamo mai confusione. Se una forma è presente e io da nessun lato della mia abitazione, neanche quando esco di casa la vedo, ma dovrei andare proprio in cerca di quella forma che magari è dietro un angolo, dietro un altro palazzo, altro, quella non avrà mai un'influenza sulla mia casa. Potrebbe avere un'influenza se io ci passo davanti costantemente ogni giorno, ma là dobbiamo parlare proprio dell'interazione tra l'uomo e lo spazio, quindi tra le mappe mentali, le mappe di vita che una persona si crea nel territorio che vive con maggior frequenza. Però a livello di informazione e influenza sulla spazialità domestica, sulla nostra abitazione o anche sul nostro luogo di lavoro, ovviamente se una cosa non si vede, anche se è vicinissima, non ha alcun tipo di influenza. Una cosa ovviamente, parliamo di edifici in generale, perché invece se parliamo di edifici sacri o particolari conformazioni molto attivate, molto attive a livello geologico, pensiamo anche ad esempio a zone vulcaniche o altro, invece ci sarà sempre un'influenza di tipo energetico di determinati ambienti, ma non stiamo parlando di una questione di forme, stiamo parlando a tutt'altro livello di analisi, quindi a un livello molto più psicologico e sottile. Quindi, parlando di forme, mi raccomando, distinguete subito un'analisi fatta secondo il metodo tradizionale da un'analisi fatta con i metodi moderni, proprio capendo se è stato o meno analizzato con attenzione il territorio che si trova all'interno di un edificio. Quindi, se una forma si trova in una determinata direzione, avrà un certo tipo di influenza, perché ovviamente una forma est e una forma legno a est sono molto diverse, nel senso se io ad esempio ho una forma fuoco ad est, avrò una forma che viene potenziata da quella che è la direzione. Una forma legno a est sarà un magnificare dell'informazione est, dell'informazione legno. Una forma metallo a est invece creerà una sensazione di scontro, di qualcosa che è un po' fuori luogo e trasmetterà proprio delle informazioni molto differenti alla persona, con esiti molto differenti. Infine, parlando di forme, ricordiamoci sempre anche che come forma includiamo anche i cosiddetti sha chi e i sit chi,
Gli xiaqi, di cui ho parlato nel mio articolo che potete trovare sul blog domoteorica.it/approfondimenti, nell'articolo dedicato all'accelerazione ho proprio parlato degli xia. Cosa sono gli xia? Gli xia è un'energia molto yang e in accelerazione che dà la sensazione di venire contro, di venire addosso, di puntare l'osservatore. Queste forme sono principalmente forme, come dicevo prima, che ricordano il metallo perché gli spigoli, gli angoli vivi ci danno sempre questa informazione di lama o di qualcosa che potrebbe farci male. E quindi è uno sha proprio perché è un'energia che ci fa sentire sotto attacco e va quindi ad attivare tutti i nostri meccanismi inconsci di autodifesa, il famoso fight or flight, quindi combatti o scappa, che è proprio una risposta naturale con produzione di adrenalina e cortisolo quando ci troviamo in situazioni estremamente stressanti. Il set C invece, quindi il C malato, quindi un C estremamente yin, è invece dato da tutte quelle conformazioni sgradevoli e che danno una sensazione di mortifero, di morte, di malattia. Pensiamo ad esempio ai famosi luoghi di entropia urbana. Cos'è l'entropia urbana? Sono luoghi fondamentalmente che si vanno a creare abbandonati dall'uso comune. Se vogliamo analizzarlo dal punto di vista del feng shui tradizionale, l'entropia nelle città si forma perché si va a perdere il chi umano. Quindi cosa succede? Meno un luogo è frequentato, più aumenterà questa sensazione di abbandono e di siccità. Quindi cantieri, discariche, tutti quei luoghi di funzioni secondarie un po' abbandonati a se stessi, magari anche ammuffiti, decadenti, case in rovina. Sfortunatamente è un sit-ci, anche le rovine architettoniche, che per quanto un parco archeologico possa essere qualcosa di bellissimo, perché rappresenta proprio la storia profonda, spesso anche legato, vedremo nei miei approfondimenti premium come. E certi ambienti sono proprio legati al genius loci di un ambiente, di un luogo. Comunque non è un'informazione spaziale favorevole per noi, perché noi avremo sempre, soprattutto se ce l'abbiamo in facciata, avremo sempre davanti casa qualcosa che ci ricorda la decadenza, la perdita, la fine di una civiltà, la fine di una cultura anche. Quindi anche questo tipo di forme, gli sci aggressivi e i sci che invece abbassano profondamente quella che è la nostra energia, sono sempre delle forme da analizzare correttamente se presenti intorno a un'abitazione, perché sono quelle che potrebbero dare gli esiti più dannosi, gli esiti meno piacevoli per quello che è il nostro senso di benessere quotidiano. Ci vediamo alla prossima settimana con un altro approfondimento. Ciao!